Cioè, questa è la situazione 10:30 di mattina. Potete ben capire che siamo tipo in 15 moto, non persone, in 15 moto. E indovina chi deve fare la strada? Io. Mi rimembra un po' il tizio che fa moriremo, moriremo. Va bene. Ma Mattia, fammi vedere sto 1290. Illuminati su cosa gli hai già montato. Praticamente tutto. Manca ancora l'articolo principale. Lo scarico. Però vedo già la Kravwich, portatarga, monoposto in carbonio, paracarter, tamponi, cupolino, griglia davanti, giusto, specchietti. Ti manca lo scarico. Basta. La mappa e il filtro del palco. Vabbè, vabbè, ovvio, ma quello. Come vorrei rientrare in un orario decente. Tu lo so che ieri mi hai detto: conosco un bel ristorantino. No. Bellissimo. Tra l'altro, in tutto sto giro di molto interessante c'è sto 1390. Vabbè, diciamo che non è un ragazzo che si spaventa delle curve, Grissimbo. Peccato sto cazzo di faro. Cioè, vedi la V4, dici va che figata. Poi con quello blow, madonna mia. Ma quanto è figo. Cosa che tipo stai lì e dici bello. Minchia bello. Visto che ormai a metà sei già arrivato. Ce n'è in carbonio. Sì, sì, ma anche a secco, ma tutto, ma facciamo tutto. Ma mettiamo, compriamo già la SP, ma che cazzo ce ne frega noi? Perché sennò devi buttar via l'oblò. Ah, cazzo, è vero. Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video dello sguarnista. Andate pure, andate, andate. Siamo di nuovo in sella con la nostra Sally. Questo perché siamo in un gruppone devastante. Vanno da R6, MT-07, Depo, fino ad arrivare al 1290, 1390. Già abbiamo il nostro Dieguzzo. Abbiamo tra l'altro anche due multi, di cui uno che viaggia come un... cioè io sinceramente non so come sia possibile. E in tutto ciò spero vivamente di non perdere questa GoPro, perché sta ballando un po' troppo per i miei gusti. Speriamo in bene. Se avete riconosciuto il Tia, comunque avete visto la sua faccia, avete detto ma cazzo l'ho già vista, perché è il ragazzo che mi ha fatto provare, di colpa sua se adesso sono in sella questa, la V4, quella che dicevo che non era così cattiva, ecco, alla fine me la sono comprata. Missione civile. Buongiorno. Pista che è diventata, cazzo, hanno riasfaltato, è diventata fenomenale. Ah, giustamente qua ce l'ha. Appena detto ragazzi, appena detto. Se il bafalo almeno lo becchiamo verde. Fatto cagare addosso. Porco Giuda se va. Complimenti. Ah cazzo, proprio carabinieri. Quello col 1390 è fuori però. Stante. Oh, che si ingarellano. Neanche riesco a riprendere, vanno troppo forte. Porca puttana. Piccolo aggiornamento, morale della favola, si è riuscito a superare gli altri perché per fortuna ci sono i semafori che fanno tipo da pit stop. E il fatto che mi ha sorpassato così, insomma, non è che mi sia piaciuto più di tanto, non tanto perché mi ha passato, ci mancherebbe altro, ma come? Che è bello tutto, però. Osti, osti! No, è andato lungo! No raga, cazzo. Ah cazzo, c'è il parafango giù. Ma è acqua del radiatore? Sì, si è esploso il radiatore. Occhio. Reggimi. Vai. Importante è quello. Ci sei? Sì, sì, la moto si mette a posto. Porca puttana. Ostia. Occhio, occhio. Io adesso. Rimaniamo solo uno, due qua. Vediamo una volta. Altri andiamo dove c'è uno spiazzo. Grazie. Siamo a posto, grazie mille, grazie. Peccato il segnalare che bisognerebbe metterla dove c'è. Ma questa è acqua, non è olio. Ma è viscido comunque. Eh sì. Ma come ha fatto? È andato lungo, inchiodato? No, ha detto che si chiusa. Torniamo indietro. Ho buttato subito dentro il DB killer che c'avevo qua dentro. Già vinto la caga! Adesso giustamente mi sta salendo l'ansia, quindi mettiamo mappa sport e non race. Un minimo di margine. Poi ci sono tutti gli errori di sto mondo, però cazzo così. Tia, noi invece risaliamo su a Bobbio. Mi spiace per comandata alla fine. Ragazzi, nel caldo buon rientro. Va bene ragazzuoli, casco in testa, guantini e andiamo. Una biscia, una biscia. Ti hai visto la biscia? Roba che si era in piega, pluk.
Arrivati, arrivati. Ora dello gnocco fritto. Quindi pappettine e ritorniamo in sella. Cazzo, che bella sta curva. Sorriso. Sorriso con la dichiarazione. Da uno che altri max. Porca puttana, le cancello subito. Allora, dato che voglio tanto bene al Dieghito, a sto giro proverà adesso. Certo, adesso. Madonna. Proverà la mia Street Fighter V4. Mi raccomando, Dieghito, non ti preoccupare, però ottima spa road magari. Che strano di guidare libera. È anche vero che quella del Dieguzzo è un po' stranina, eh. È un po' diversa. Ma no, che bello. Cosa che volevo fare oggi era provare il 1390, ma è andata come ben sapete, quindi. Altro, la prima cosa che sento appena passato su questa, che per quanto abbia dei freni buoni, cazzo, non sapete che non c'è proprio confronto rispetto alla V4? Questa non è che non frena, sia chiaro, frena di brutto. Poi la V4 c'ha qualcosina in più che è molto apprezzabile. Codiaz. Scusate, ma è pieno di dossetti non proprio bellissimi. Saltino. Oh, Codiaz. Ma che spadafiacche tira dietro. Oh, Diaz, se stira delle bombe. Allora, a parte che ha un on-off da bicilindrico e poi figa subito, è sempre pronta. Vedi quando superi tipo i 6.000-7.000 giri che viaggia. Infatti io, cioè, poi cambiamo, una volta l'ho tirata fino a 10, sentivo che iniziava a andare, ho cambiato, no, fa il culo. Ragazzoli, siamo arrivati alla fine della giornata, abbiamo finito anche il nostro aperitivo tattico con l'estate al limone e l'acqua perché eravamo con la rasura. È stato un bel girato, peccato per il volo. Guardiamo il lato positivo, si è staccato il faro, che era l'unica cosa non guardabile della moto. No, a parte tutto, per fortuna stiamo tutti bene, non è successo niente. Mi dispiace appunto per il volo, però è un po' sfiga, un po' magari mancanza di conoscenza della strada. Così come andava, diciamo che andava anche abbastanza fortino, Spero che il video vi sia piaciuto, spero che le due curvette che abbiamo fatto insieme vi siano piaciute, spero che al Dieguzzo sia piaciuta la moto. Porca vacca, veramente bella. Il mi piace tattico per supportare il canale, commentino, che quello non manca mai. Noi nel frattempo ce ne torniamo a casa, aspettiamo il vostro mi piace. E noi come sempre ci vediamo. Bye.